Noi ci spostiamo a Riace in Calabria perché lì proseguono i mondiali di calcio dell'accoglienza, sfide con il pallone tra squadre multietniche formate nei centri di accoglienza da Napoli a Torino e in diretta per noi c'è Emilia De Simone. Emilia, a te. Sì, un buongiorno da Riace sulla costa ionica calabrese, una cittadina nota alle cronache per essere simbolo dell'accoglienza. Proprio qui si stanno svolgendo da ieri i mondiali antirazzisti organizzati dal GUISP, Unione Italiana Sport per Tutti, con lo slogan La differenza ci unisce anche attraverso un potente mezzo di integrazione come lo sport. Circa 300 i partecipanti, tra cui associazioni di migranti, cooperative sociali, tifoserie, ma anche semplici gruppi di amici. Squadre che giocheranno a calcio, pallavolo, basket, beach, rugby per esprimere i valori sociali dell'accoglienza. Campi allestiti a ridosso del borgo con partite non stop 24 ore fino al tramonto e, viste le temperature di questi giorni, un vero sacrificio per tutti i partecipanti. Come vedete, adesso è in corso una partita che sembra quasi una festa tra ragazzi provenienti da tutto il mondo, per sottolineare il valore contro ogni forma di discriminazione. Da Riace è tutto, a voi la linea.